Ora vediamo dal cuore della città più mitteleuropea d'Italia, Trieste, la partenza di una gara per auto storiche in mezzo alle bellezze della città giuliana. Trieste, Piazza Unità d'Italia. Tra gli edifici severi e maestosi della tradizione asburgica, 40 gioielli del passato iniziano la loro cavalcata attraverso le strade costiere e i vigneti del Friuli Venezia Giulia. 350 chilometri con sconfinamenti in Slovenia lungo il percorso della Mittele European Race, la competizione di regolarità classica per auto storiche alla sua prima edizione. Un connubio perfetto di bellezza, quella rappresentata dalla tradizione motoristica dei grandi marchi, alcuni del passato come la Amilcar del 26 e la Bugatti T40 del 27, insieme alle inossidabili Fiat, Alfa Romeo e Porsche, e le bellezze del territorio di una regione ricca di attrattive, mare, collina e montagna. Qui siamo a Sistiana, nell'insenatura di Porto Piccolo, incastonato all'interno di una cava di marmo in disuso. Oggi c'è un resort di lusso. Le colline friulane di Cormons sono invece famose in tutto il mondo per la bellezza dei vigneti, tutti perfettamente sagomati, e l'eccellenza dei vini. Il profumo dei bianchi e l'eleganza dei rossi, a completare la magia di questo nuovo modello di promozione del territorio, il fascino dei motori del passato. Friuli Venezia Giulia è stata una regione che ha dato ai natali a parecchi grossi piloti nazionali e internazionali. Ricordiamo per esempio Andrea De Adamic, che è triestino, è nato qua, Fulvio Bacchelli, vincitore di prove di campionato del mondo rally, triestino anche lui. 86 prove di precisione e due di media molto tecniche, un vincitore, Andrea Vesco, 34 anni, bresciano, su Fiat 508S Balilla Sport del 34, regolarista prodigio. Quest'anno si è aggiudicato i massimi trofei della specialità, la Mille Miglia, il Gran Premio Nuvolari e il Premio Terre di Canossa. Allora,